Ed eccoci qui ragazzi, come sempre bentornati da Bionauta. Vi porto un episodio così un po' estemporaneo di questo gioco, Primal Light, uscito il 9 luglio di quest'anno ad opera dei Fat Gem. Lo trovate su Steam a soli 12,50€. Praticamente questo è un gioco arcade un po' alla... come dire, un po' come c'erano negli anni 80-90, in cui ero un ragazzino o comunque adolescente. E lo andiamo a vedere. Ricorda cose tipo Ghouls and Ghosts, Ghosts and Goblins, giochetti così, per intenderci. Allora, come avete visto, ci ho giocato un'oretta, sono riuscito a far fuori lo stage 1 dopo 4-5 tentativi. Non è molto semplice, non so se ci riuscirò di nuovo. Ho lasciato la difficoltà a veterano, che è quella di mezza per come il gioco è stato pensato. Non ho nessun charme, quindi non l'ho sbloccata, non se la ricorda. Allora, freccia su, sto usando un joypad dell'Xbox One. Quindi dice che è mortalmente ferito. Siamo maledetti da un'antica divinità. Ma conosci la storia del nostro popolo. 12 artefatti sono sparpagliati per queste terre, a guardia di trappole e mostri pericolosi. Guardati, insomma, da trappole e mostri pericolosi. Se li trovi, potresti vendicare i crimini contro la nostra tribù e salvare il nostro popolo dalla maledizione. Buona fortuna a Crow. Vabbè, giusto per dirci qualcosina. Quindi vedete, è a come dire, schermate fisse. Ogni tanto scorre, ma poi finisce, non c'è molta roba. Ci sono delle interazioni extra life, ne abbiamo 6, come potete vedere, e abbiamo 3 barrettine di energia che non ricordo come, con quale tasto si attivano. Comunque con A si salta, con X si combatte. Perfetto. Ce lo spiega adesso. X si attacca. Si può anche combattere abbassati. Con B si fa una capriola, che dimentico sempre di poterla fare, perché sono un pro. E con la Y ci si cura. Questi sono i tasti. Però l'energia al momento è al massimo. Questi sono abbastanza debili perché non si curano. Ok, verso il basso e la A posso attraversare alcune di queste pedane, quindi questo è un modo per poter scendere. Questo è un checkpoint, quindi adesso se morissimo torniamo qui. Oh, dove vai? Ok, boom. Poi, ammazzare tutti i nemici non serve a niente, tenendo premuto la B si scende velocemente. Questo per farci vedere che ogni tanto ci sono dei segreti, ci sarebbe da andare a, come dire, colpire o toccare un po' tutti i muri. Ok, questo è un nemico, come avete visto. Perfetto. Allora, verso l'alto ci dice, prova a saltare un po' più tardi. Che significa saltare quando sei qui? Sarà un casino, eh? Allora vediamo, eh? Ok, io l'ho fatta senza lasciarci le penne. Questa parte è abbastanza fattibile, poi più avanti il gioco diventa veramente tremendo, cioè. Mai andare di fretta, tocca aspettare, perché cioè non sono i nemici singolarmente non sono fortissimi. Il problema è quando ne cominciate a trovare tanti. No, ho fatto una cazzata. Ok, like a pro. Ho preso un paio di dischi inutili. Ho appena detto non correte, è un gioco di calma. No, no, ho perso la pietra. Ah, perché un altro salvataggio. Ecco, non capivo perché. Praticamente, quando risolvete alcuni... Oh.
Vabbè, come non detto, quando risolvete alcuni enigmi vi si sbloccano dei bonus. E dicevo, vi rimangono. In verità è che ho cominciato da capo un nuovo salvataggio quando ho cominciato il video. Non... Così, mi è venuto a far così. Ok, muori, muori. Ma hanno abbassato la difficoltà, perché io non mi ricordo di riuscirli ad ammazzare con due colpi. Mi ricordo che ce ne avevano tre. Vabbè, è sempre a veterano, sto giocando, quindi... Ok, andiamo avanti. Ma magari erano altri nemici che c'erano tre attacchi, sì, erano quelli a piedi che sono bastardi, perché quelli che abbiamo visto, i primi scheletri, non si difendono, poi più avanti ne usciranno... altri... Ok, questo è il classico gioco che mette alla prova la pazienza. Ah, bastardo. Il problema è che perdere tante vite così nelle parti semplici del gioco è un po' da baccalà. Perché? Perché sì. Che poi più avanti c'è il boss e così via. Allora, vediamo un po'. Non ho ben capito se i soldi li accumuliamo o si resettano quando muoio. Non ci ho fatto caso. Beh, siamo a 505. Spero di non morire e riuscirlo a verificare, però tante volte prendo nota che ho superato i 500. Ok, aspettiamo un attimo. Non andiamo di fretta, con calma. Ma paffa. Vabbè, non torno indietro per ammazzarlo. Adesso mi posso curare per la prima volta. Abbiamo... Vedete, con la Y recupera un po' di energia, lo possiamo fare massimo tre volte, come ci ho spiegato all'inizio. Ok, speriamo di non rischiattare qui come dei baccalà. Basta avere un po' di pazienza, ecco, quando finisce ci andiamo qua. Aspettiamo. Un gioco di calma. Calma e sangue freddo. Allora, qui c'è in verità, da qualche parte, non so, un po' più avanti, c'è tipo un segreto. Non ricordo se era qui. Sì, era qua. L'hanno semplificato. Mazza se l'hanno semplificato. Ho trovato l'emblema di Ur. Display enemy health. Ah! Quindi quando si ricomincia il gioco cambia un po'. Qui c'era una cosa che si rompeva e c'erano due di questi, uno a fila all'altro. La prima volta che passavi una vita ce la dovevi perdere. Mo... O è un segreto che non ho mai visto, o il gioco cambia. E se cambia è figa sta cosa, non l'avevo capita. Ok, quando siete ai checkpoint potete attivare questo. Quindi adesso vedremo la salute dei nemici, che è fighissima. Mi sa che hanno cambiato la conformazione, perché era quello, cioè un unico segreto. Quindi a ogni run, quando ripartite... Perfetto, ma è comodissima questa cosa. Ecco, questo è stronzo. Ok, questo si difende. Ok. Vedete? Ci vogliono almeno 4 colpi. Oh. Non so se esiste il critico. Eccolo. Abbiamo perso un po' di energia. E questo è proprio bastardo. Allora, mi sa che la cosa migliore da fare è saltare e andarcene. Vedete a che velocità si difende, bastardo. E non è nemmeno tra i nemici più tosti, quello. Ciao. Vaffanbrodo. No! Farò game over, no? Almeno non dico sconfiggerlo il boss, ma almeno farvelo vedere, ci vorrei arrivare. Ah, poi il boss ci voleva un'eternità per tirarlo giù, invece adesso potendo vedere la salute almeno sai quanti progressi fai. Vabbè, non so come fregarlo questo, sinceramente. Vabbè, facciamo così. Non
Non ci credo, non ci credo. Mi sa che ha perso un po' di energia, è meglio andarsene, ma... Ciao. Ok, sono riuscito a ucciderlo senza difficoltà. Questo è veramente... Alleluia. Ok, qui pure è una parte complicata. Meglio che mi curo di questo pochetto. No, è cambiato veramente. Allora, qui c'era un nemico che lanciava cose. Dove adesso c'è il vermone. Ed è molto più semplice col vermone, devo dire. Non lo so se c'è un minimo di buffa. Non mi ricordo se convenga, se c'è da andare prima su o prima giù. Vediamo. Probabilmente prima giù. Ma che veramente? Ok. No! Cioè, veramente. Tieni la B, ricordi che tieni la B per fare la capriola. Vabbè, quelle che pigliamo vanno bene. Una vita. Quante ne perderò per prenderla? Ok. Muoviti. Ciao. Adesso rinascono. Quello è il problema vero. No. Ok. Datemi un checkpoint. Datemi un checkpoint. Vai via. Ok. Adesso sono un attimino sotto stress. Checkpoint. Ok, non posso più curarmi. Adesso viene una parte un po' tosta. Solo 3 vite. Una la perderò quasi sicuramente. Ok, uno è andato. È comodo sapere quanta vita c'hanno, perché qua vi posso garantire che farlo alla cieca è brutto. Non sapere quanta energia gli manca. Avevo preso un altro bonus che... Vabbè. Allora siamo baccalà. Avevo preso un altro bonus che mi permetteva... Mi permetteva di attaccare più forte quando avevo una perdita di energia. Altri 2. Perché noi non ci facciamo mancare niente. Madre leggenda, curati. Ma vaffa. Muore. Allora. Calma, perché mo ne escono altri, eh. Non tutti insieme così, ma escono tipo questo. Comunque ci ho perso solo una vita lì, penso che sia stata una delle mie migliori performance. Sono morto come un coleottero prima. Allora, questo per 250 mi vende una vita e va bene, e l'altra per 500 ce la dovremmo fare. Sono riuscito a comprare 2 vite, ho fatto molto più soldi, perché mi sa che sono morto in punti dove ci dava soldi agli osi. Ma continua a scalare così, quindi eventualmente un'altra vita. No, non ne ha proprio più. Ok, abbiamo ricaricato 2 vite, non è male come cosa. Quanto mancherà al boss? Eccolo qua il boss, vediamo se ci fa vedere quanta vita c'ha. Sì, madonna. Ok.
ha questo pattern. Ah, non gli faccio una beneamata, ecco perché sembra non morire mai. Vieni avanti. Quindi gli dovrei riuscire a dare almeno un paio di colpi per volta, ma è rischioso. Insomma, a tirarci giù ci mette un attimo. Ok, due colpi, non male. Andiamo avanti. Due colpi, grande. È bellissimo sapere che gli stai levando delle energie e sai che progresso fai. È bellissimo questo bonus. Mori. Vabbè, io faccio così, non gli vado più sotto di questo. Lo so che è lento, ma almeno è safe. Tanto lui più di questo non fa. Vieni. Ok, due colpi, non è malvagio. Vieni, 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 vieni. Sorella. Ultima energia. Adesso posso prendere tipo massimo 3 danni. Dai, ciccio. Dai, tua madre, vieni. Ok, 2, grande. Mezza vita quasi. Dai, è Dark Souls dei poveri comunque. Attenzione, bastardo. Ancora. Niente. Ok. Dai che siamo a 40%. È bellissimo sapere che stai morendo. Vaffanculo. Dai, vieni. Ok. Mia, alla cieca non mi lascio immaginare cosa possa significare non sapere quante energie hanno. Non so perché non ce l'hanno messo nel gioco e te lo danno come bonus così alla cazzo. Gliela farò? Gliela? Mori. Vieni via. Vieni, non riesco a fargli più un doppio colpo. Ok, ok. Bella, 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 bella. Bella. Merda. Vieni, dai. Ok. Bello, un altro colpo. Un altro colpo. Non ci facciamo pigliare dal panico. Vieni, vieni, vieni. Va. Bam, brodo morto. Si spara pure le pose. Ok, quindi questo era il primo stage, pulito. Passando al secondo, adesso, col salvataggio, morendo, ricominciate sempre da questo. E non so se ricominciate sempre adesso, sono entrato con 4 vite o reset a 5 che era il default, sinceramente non lo so, intendo dopo quando ricaricate. Ok, direi che ci possiamo lasciare così, il gioco immagino che avete capito come funziona, l'ho presa la monetina e così va avanti, cambia un po' la mappa, ogni tanto ci presenta dei nuovi nemici. Penso, ecco, delle nuove meccaniche tipo questa. No, coglione. Ecco, come volere morire. Allora, è un gioco di calma, non è un gioco chissà che. E vabbè, vi volevo far vedere un'altra tipologia di nemici, ma non ce la sta presentando. C'è tipo una vespa. Una mosca, quello che è. Ogni tanto escono anche delle bombe da... Eccolo qua. Ok, questo è l'altro nemico, va bene. Vi ringrazio ragazzi come sempre dell'attenzione.
Spero che questo giochettino, stile anni 90, da bar, insomma, per intenderci, vi stuzzichi. Sta su Steam. Con questo è tutto. Alla prossima. Ciao ragazzi.